mai come le cose. Quello di cui vi parlo oggi è un film d'animazione fatto letteralmente a mano. Niente a che vedere con l'iperrealismo digitale dell'animazione targata Pixar, né con l'ossessiva ricerca di una verosimiglianza tridimensionale degli ultimi cartoons marcati DreamWorks. Persepolis, il film che la giovane disegnatrice d'origine iraniana Marjan Satrapi ha tratto dalla sua omonima graphic novel, conserva il disegno rarefatto ed elegante, rigorosamente bidimensionale, delle tavole a fumetti. Un mondo raffigurato con l'inchiostro, in 80.000 disegni interamente in bianco e nero, salvo le scene ambientate all'aeroporto di Parigi, volutamente colorate, come se l'autrice avesse voluto rendere omaggio in questo modo al paese europeo che l'ha accolta, adottata e resa celebre in tutto il mondo. Resterà nella storia del cinema questo cartone di Marjan Satrapi, se non altro per la forza e l'intensità con cui il romanzo di formazione di una ragazza iraniana di buona famiglia diventa il punto d'osservazione privilegiato per raccontare la storia e la tragedia di un popolo e di un paese, l'Iran, dalla caduta dello Shah nel 1978 fino all'affermazione della teocrazia degli Ayatollah. Julio Iglesias. Pink Floyd. Jaikol Maxson. Rossetto, smalto per le unghie e carte da gioco. Iron Maiden. Ehi, quanto vengono? 100 tomanda. 50. 60. 50. 60. 50. 50. La storia è narrata in flashback in prima persona da Marjan adulta, che mentre aspetta il suo volo all'aeroporto rievoca le tappe principali della sua vita. Dall'infanzia felice a Teheran, all'adolescenza trascorsa in esilio a Vienna, a contatto con un occidente razzista e non meno integralista dell'Oriente da cui è fuggita, via via fino al ritorno in patria e allo scontro con un potere integralista e brutalmente oppressivo nei confronti dei più elementari diritti umani. Signora, perché correva? Perché sono in ritardo, ho lezione tra 5 minuti. Sì, ma non deve correre così. Quando lei corre, il suo di dietro fa dei movimenti, come dire, impudichi. E voi evitate di guardarmi il culo! Ma Persepolis non è un pamphlet di propaganda e neanche un'opera di denuncia. Il tono di Marjan Satrapi non è mai vittimistico, non è mai piagnucoloso e sa mantenere anzi un tono di sostanziale leggerezza anche quando affronta la morte, il dolore e la separazione, affidando alla straordinaria figura della nonna, quella che ogni mattina si infila dei gelsomini nel reggiseno per profumarsi, il compito di ribadire il valore della libertà, della coerenza e dell'integrità. Dunque, così sei francese? Nonna, smettila. No, era solo una domanda. Non sapevo che fossi francese, tutto qui. Se credi che qui sia facile essere iraniana? Come dico, da dove vengo, mi guardano come una selvaggia. Per loro siamo dei pazzi fanatici che passano il tempo a urlare e a picchiarsi. Pensi che sia un motivo per rinnegare le tue origini? Quanto allo stile visivo, il film lavora su tutte le possibilità espressive del bianco e nero, sugli sfondi, sulle ombre, sulle silhouette, alternando arabeschi stilizzati di lontana matrice Liberty con immagini espressioniste per dare spessore e credibilità a una storia che non nasconde ma esibisce la sua confezione artigianale, contribuendo in questo modo ad accrescere il fascino del film e la sensazione di autenticità che trasmette allo spettatore. Forse è anche per questo che le autorità iraniane non hanno gradito e hanno deciso di mandare una nota formale a Parigi per protestare contro la decisione di ammettere il film nella selezione ufficiale del Festival di Cannes del 2007. Sulla Croisette, Persepolis è stato in lizza fino all'ultimo per la Palma d'Oro, poi andata a rumeno 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. Persepolis si è comunque aggiudicato il premio speciale della giuria, il che ha favorito poi anche la sua successiva candidatura all'Oscar nella categoria dell'animazione. Anche se l'Oscar poi non l'ha vinto, battuto da Ratatouille, Persepolis è uno di quei film che restano per sempre nel cuore di chi li vede. Marjan Satrapi oggi vive a Parigi, dove lavora come illustratrice e autrice di libri per l'infanzia, ed è divenuta di fatto un simbolo per tutti coloro che si battono in Iran, come in Europa, contro quelli che, in nome del loro Dio, vorrebbero trasformare in inferno la nostra vita.